La procedura stabilita con il Ministero che ci supervisiona e con il Comitato di Sorveglianza parla di un 30 aprile come una data entro cui completare la procedura di individuazione dell'offerta più interessante per l'Alitalia. Quindi noi cercheremo per quella data di identificare il soggetto o i soggetti più interessanti e per quanto le elezioni possono essere percepite come un traguardo, in realtà noi non siamo influenzati, nel senso che stiamo continuando la nostra attività regolarmente anche incontrando i soggetti interessati. I tempi sono quelli. Insomma, 30 di aprile. I tempi sono quelli e notiamo con piacere che vi è un forte interesse nei confronti dell'Alitalia, sicuramente superiore a qualche tempo fa. Influisce però l'esito del voto di domenica prossima anche rispetto appunto agli operatori che possono essere interessati a capire quali sono gli equilibri politici che possono venire fuori? Non credo sia sbagliato dire che i nostri interlocutori siano interessati a capire che succede in Italia, a capire se cambia o se viene mantenuta la stessa direzione da parte del governo che ci sarà. Per cui è abbastanza logico immaginarsi che chiunque debba fare un investimento importante in un paese voglia capire quali sono gli sviluppi degli equilibri che si possono stabilire.